visto che ospite oggi al calcio. Possiamo fare sedere. Possiamo sedere, no? Diciamo che nel Cosentino è conosciuto con ormai unanimemente tutti lo chiamano, comunemente tutti lo chiamano un monaco, no? Il monaco. Il monaco, il monaco. Come stare un monaco? Padre Fedele, credo che la tua popolarità, dopo quella vicenda giudiziaria che ti aveva risucchiato nel gorgo di tribunali e corti d'appello, sia aumentata anziché diminuire. È vero, hai fotografato molto bene, come al solito. Te ne accorgi per strada? Sì, me ne accorgo. Ma senti, che cosa è successo dentro di te dopo quella vicenda? Che cosa hai, come l'hai vissuto? È difficile spiegarlo, è difficile. Cioè, una sofferenza inaudita, perché ero nel pieno delle mie attività e quindi una batosta di quel genere mi ha strongato. Fortunatamente ho molta fede. E quindi mi sono dedicato e prostrato dinanzi prima al crocifisso e poi ai santi. E quando ti sei trovato in carcere? In carcere è stato brutto. 9 giorni è stato brutto. È stato brutto sotto ogni aspetto. Sì, mi hanno trattato bene. Mi ricordo una cosa molto interessante, no? La sera la minestra, è passato uno per darmi la minestra, c'era il cancello che non si apriva, quindi la minestra è caduta per terra con il mestolo. Questo qua prende con la mano e la butta nel piatto. Dico, San Francesco, tu hai mangiato con i lebbrosi, ma cosa vuoi che mangio io una minestra che è caduta per terra? Molto bene. Nell'ambiente carcerario, quando sei arrivato, che è successo? Molto bene. Mi hanno accolto con grande amore, grande affetto. Si meravigliavano gli stessi carcerati. Quindi praticamente è stato molto bello. Anche se mi avevano messo in una stanza sola io. Stanza numero 9. Sì. Però poi uscivo un po'. Ma quando sei arrivato, che poi a un certo punto sei entrato, i cancelli si chiudevano alle tue spalle. È stato brutto perché io tante volte volevo fare un'esperienza carcerale, un'esperienza così, invece andare lì come carcerato, per una cosa che non avevo mai pensato, non che ho fatto, che non avevo pensato, aggredire una suora, ma quando mai? Ma quando si è chiusa poi la porta della cella. È brutto. Ti veniva a impazzire là dentro. È brutto. La prima notte è stata dura. Molto dura. Cosa ti balenava in testa la prima notte? No, perché poi io mi sono aggrappato a Gesù Cristo, no? Ma umanamente parlando ho sofferto molto, dico. Poi mi sono fatto dare un crocifisso, che là non c'era il crocifisso. Una signora molto brava mi ha dato questo crocifisso e io dialogavo con lui. E quindi l'ho trasportata, la mia sofferenza, in un livello, diciamo, spirituale molto alto, che è difficile spiegare, ma interiormente mi è servito questo, molto. Però è stata una sofferenza. E in quella notte hai ripercorso tutta la tua vita? Tutta la mia vita. Non solo quanto pensavo che non mi sarebbe successo mai nulla di così eclatante, invece mi era successo e quindi praticamente mi sono buttato con i santi, con i martiri, perché se volete io ero innocente, sono innocente e quindi un innocente perseguitato, così mi definisco io. Perseguitato da chi? Nell'interno della stessa Chiesa, perché è la Chiesa che mi ha condannato. E quando io penso a questo mi riferisco anche, mi aggrappo al Vangelo. Perché poi tu in un giorno hai perso tutto, perché anche l'oasi francescana, cioè tutto quello che avevi costruito
In tanti anni ti è stato tolto perché sei diventata una persona indesiderabile, inaffidabile, eccetera. Quindi anche con questo hai fatto i conti. Cioè, da che eri il prete? Il punto di riferimento. Oh, il punto di riferimento. Convertivi le pornostar allo stadio, eri in curva, tanti ragazzi ultra stavano con te, quindi venivano allontanati da ambienti a rischio, eccetera. Chiunque avesse bisogno si rivolgeva a Padre Fedele, c'era un problema per sistemare un migrante, una persona povera. Tu aprivi l'Oasi Francescana, venivano lì. Quindi all'improvviso tutto questo è crollato e deve essere una cosa... Ha aumentato la tua fede questo? Io credo di sì, perché praticamente se non sei caricato da questa forza che viene dalla fede, tu crolli. Io invece non sono crollato perché ho guardato i santi. I santi hanno attraversato chi più, chi meno, cose più grosse delle mie ed hanno vinto. E io mi sono aggrappato a loro. E vi dirò di più. Cioè questa esperienza mi ha reso edotto che io devo diventare santo. Cioè sono convinto di questo, perché se no non si può capire. Quindi era il passaggio obbligato secondo te? Sì, per forza, no? Perché praticamente Gesù Cristo mi vuole così e se io l'accetto, seguo la via giusta. Io non ho mai condannato chi mi ha messo in carcere, né chi mi ha calunniato. Ho sempre perdonato fino ad oggi, fino alla fine dei miei anni io perdono. Non serbi rancore, diciamo. Mai. Se incontrassi questa suora che ti ha accusato di questo reato impossibile... L'abbraccerei, anzi ti dirò di più. Io sto cercando di farmi incontrare con lei. Se voi mi date la possibilità come giornalisti, no? Di potermi incontrare con lei anche in un'agape fraterna, no? Io sono disponibile a chiedergli, non scusa, ma a perdonarla di quello che mi ha fatto. Perché è molto bello aiutare questa suora. Perché se una cosa io non l'ho neanche pensata, immaginate, non l'ho fatta. Perché questa suora deve morire con questo tarlo nel cuore? La gioia più bella per me è incontrarmi. Se qualcuno ci ascolta adesso, qualche suora, facesse qualche passo avanti per farmi incontrare con questa suora, per dire io non solo non ti perdono, quando ti voglio bene più di prima, e prego ogni giorno per lei, questa è la cosa più bella. Tu praticamente in poche ore sei passato da un missionario a un violentatore. Per gli uomini però, per gli uomini sono passato così, però per Gesù Cristo sono passato diversamente, sono passato. E poi, Padre Fedele, seppure scatenata, e qui dobbiamo fare un mea culpa, noi giornalisti, io per quello che mi riguarda, cioè si è scatenata poi una caccia ai tuoi difetti, alle tue estemporaneità, no? Al tuo non essere politicamente corretto per essere buoni, cioè sei stato ritratto, ripreso in tutti i modi, quando sei stato trasferito per esempio ai terroristi domiciliari al convento di San Valentino che sembrava una barzelletta, cioè tu che eri accusato di violenza sessuale, poi sei stato trasferito nel convento di Belvedere, si dice che ci sia stato lì San Valentino, il protettore degli innamorati, e c'era questa foto tua che salutavi da questa piccola finestrella che forse in maniera irriverente, perché faceva spettacolo pure, no? È stata diffusa, quindi noi... Abbiamo rispetto alla tua storia anche delle responsabilità, nel senso che dovevamo pure domandarci come fosse possibile che nel racconto fatto da questa suora a un certo punto comparisse un giudice, addirittura messo insieme in una violenza di gruppo, questo giudice filmato che era una persona, tra l'altro è morto, è una persona per benissimo di Catanzaro, cioè leggendo quelle carte forse dovevamo capire noi pure, anziché lasciarti suggestionare da questa spinta mediatica. Eravamo dentro questa bolla. Ti abbiamo coinvolto, raccontato, anche per quello che non eri. Detto questo, tu sei stato un peccatore però. Sono un peccatore, no? Lo che sono stato. Chi è senza peccato scaglia la prima pietra. Io la pietra non l'ho presa mai dai sassi, no? Mi guardo bene. Io, la mia definizione, sono l'ultimo dei sacerdoti e il primo dei peccatori. Questa è la mia classifica, quindi io chiedo perdono al Signore sempre
delle mie mancanze. Senti, ti rimproveri qualcosa? Questo che sto dicendo è che non è che sia stato un santo io, no? Quindi praticamente... No, ma qualcosa, ti penti di qualcosa che hai fatto e alla luce di ciò che è accaduto, se potessi tu tornare indietro non rifaresti? No, di quello che mi è accaduto ho già perdonato, io non so cosa dovrei fare di più. Non lo so, continui a dire che perdono questa suora, anzi la vorrei incontrare pubblicamente proprio, per dire se io ti ho mancato di rispetto, cose che non ho mai fatto, io ti chiedo scusa. E ti chiedo scusa e perdono anche della cosa che tu hai fatto, cioè accusarmi di una cosa che io non ho mai commesso e mai pensato. Poi cioè, prego. No, vai Arcangelo. No, in questo contesto pazzesco c'è poi una condanna a 9 anni e 6 mesi. Cioè tu, io mi ricordo il processo, tu sembravi quasi volere spettacolarizzare la tua posizione. Invece era secondo me tutto il dolore che avevi e che prova un innocente, che poi non sa come rappresentarlo e quindi può sembrare oltre le righe, no, in qualche maniera. Poi arriva questa condanna, 9 anni e 6 mesi di carcere. Cioè tu che hai pensato? La fede è rimasta dentro di te, incrollabile, hai pensato fino all'ultimo che potevi salvarti, hai odiato in quel momento qualcuno? Odiare mai, perdonare sempre, però non ho sofferto molto, però non ho giudicato nessuno, neanche la suora, no? Cosa vuoi che io potessi giudicare questa povera sorella, no? Che credo dietro la suora c'è stata un'organizzazione. Ma quando la tu suora. Hai sentito quello di Arcangelo in tribunale, 9 anni e 6 mesi. È stata dura, voglio. Se io dovevo fare 9 anni di carcere, che poi ne ho fatto 10 mesi, l'ho fatta di carcere. È stato duro, il carcere è duro, ragazzi. È duro sotto ogni aspetto. La notte non si dorme. Poi, specialmente, se uno è innocente, cara mia. Quindi hai pensato, devo vivere 9 anni così come ho vissuto quei primi giorni. È dura, è dura. E lasciare tutte le opere che tu hai fatto. Ho fatto e che avevo le mani imbastate su queste opere, no? L'Oasi Francescana, scusate, la prima e la seconda Oasi, parlano chiare, non parliamo poi delle opere che abbiamo fatto in Africa con l'aiuto sempre dei cittadini di Cosenza, no? Padre Fede, tu non hai mai preso un soldo per te? Mai, mai, mai e mai ne prenderò. Io sono proprio negato al denaro. Io quando vedo il denaro mi dà fastidio. Lo sterco del diavolo. Come tu vivevi di pensione, no? Sì, ma la pensione era sempre in relazione ai poveri. Io non l'ho mai toccata la pensione. Io prendo ancora tuttora, che va ai poveri, 1180 euro. Non l'ho mai toccata, mai, ed è bello questo. Voi non potete capire la gioia che può provare un uomo nel rifiutare il denaro. Ma ho capito, ma come vivi? Devi pur vivere, no? Sì, ma io non mi manca mai nulla. La macchina mia è sempre piena e sempre vuota. Si riempie al mattino, alla sera è già svuotata. Perché la gente ti dà delle cose per i poveri. Ma mi dà... Cioè, già un esempio, tu vai in una macelleria. Ma io qualunque negozio vado, no? In qualunque negozio vado, tutto gratis mi danno. Quando ti devo, vai padre bene, faccio bene, vai padre bene. Vestiti, va bene che vestiti non ne porto tanto, eccetto qualche maglione, eccetera, no? Sandali e compagnia bella, no? Tutto gratis. Dove vado, non pago mai nulla. Senti, hai sperimentato sulla tua pelle l'ingratitudine? L'ingratitudine sì, nei miei confratelli, nella Chiesa, ecco. Perché uno che crede profondamente,
uno che agisce spiritualmente, uno che fa del bene, essere condannato così è dura, eh? È dura, 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 dura. Però io le ho perdonato, forse anche tuttora, ancora mica è finita la storia. Io non c'era promessa ancora pubblicamente, come lei. Nessuno della Chiesa ancora ha detto: Padre Fede, tu puoi venire qui e fare il missionario, puoi predicare, puoi confessare, puoi celebrare messa. Nessuno della Chiesa me l'ha detto. E quanto, nessuno. Quanto ti manca questo? Questa è la cosa che tu vorresti fare di più. Questa è la cosa più profonda che mi manca. Questo, la mia sofferenza ogni notte è questa. Perché io non posso fare questo se io sono innocente? Perché? Me lo devi dire tu. Me lo devi dire tu che sei responsabile di una Chiesa, no? E io che ti posso dire? Io sono innocente. Sono un innocente perseguitato anche adesso che noi stiamo facendo questa trasmissione, cena, no? Cena, sì. Ti credi che l'accetteranno tutti? Dice, vedi, vedi a lui. E che dovrei fare? Dovrei dire che ho fatto queste cose quando io non l'ho neanche pensato. Ma quando ti trovi nel contesto, diciamo, ecclesiastico, avverti la diffidenza degli altri nei confronti? Sì, sì, sì. Eccetto qualcuno che... C'è qualcuno che ti è stato vicino? Sì, sì, uno fra tutti, Don Fausto Cardamone, per me è un grande sacerdote, che dove io mi rifugo, è il mio confessore. E quindi praticamente io vado spesso da lui. E poi qualche altro c'è. Però la maggior parte è lontana. Quando ti vede si gira dall'altra parte? Se non si gira proprio dall'altra parte fa finta che non mi vede. E io qualche volta penso, se fosse successo a un altro sacerdote quello che è successo a me, io l'avrei sostenuto sempre. Cioè nessuno... Nella Chiesa? No, nessuno. Quando tu sei finito in galera, ti hanno accusato di aver violentato una suora, sei finito su tutti i giornali del mondo, no? Nessuno dei tuoi confratelli ti è stato vicino. Nessuno. Ha speso una parola, è venuto a confortarti, ti ha confessato. Una lettera, una cartolina, tre righe, possibile. Un pensiero, niente. Nessuno. Non ci credo, Padre Fede. Allora, tu hai parlato di un certo settore, tu parli dei miei confratelli, parli della Chiesa, parli del Vescovo. Allora se tu parli del Vescovo, il Vescovo l'avrei accettato in carcere. Non è venuto nessuno. Un sacerdote soltanto, il mio provinciale è venuto a trovare. E nessun altro? Nessun altro. E ti ha confortato il tuo provinciale? Ti ha detto sì, è venuto. Già la sua presenza per me è stata una cosa molto bella. Padre Rocco Timpano era allora provinciale. Quindi ti sei sentito solo in mezzo a questa tempesta? Eh sì, ma se era la Chiesa che mi ha condannato, no? Quindi questo io sono convinto. Come poteva venire a consolarmi? Sarebbe stata una contraddizione, no? Ma ancora tuttora, ragazzi, mica ho trovato la passione che ancora mi ha detto tu puoi fare questo. Adesso, quando ne abbiamo oggi, quanti anni hai tu, Padre Fedele? Lo dobbiamo dire, 85. Sì. Qual è il tuo sogno? Io vorrei morire tranquillamente, serenamente. Il mio sogno, te l'ho detto una volta quando mi hai intervistato, tu e lui, voglio morire tra i lebbrosi. Siccome io vado e vengo dall'Africa e so con i lebbrosi, mangio con loro, gli do la mano, imbutridita, ancora oggi, che è bello morire tra i lebbrosi. Questo penso che lo realizzerò. Se il Signore vuole. Senti, e dire messa però pure. Dire messa, se me lo danno, se no. La messa io la dico sempre. La tua famiglia ti è stata vicina, sì. Sì, anche se la mia famiglia è lontana, non lo so. Non tutti sanno che io sono solo qua. La mia famiglia dal 1958 si trova a Toronto, quindi vive la sua vita tranquilla, serena. I miei nipoti sono nati là. Stanno bene, mi seguono,
soffrono anche con me, però io qua sono solo, solo sentimentalmente parlando degli affetti familiari. Poi io ho avuto una grande disgrazia nella vita. Io ho perduto mia madre a 32 anni, che è morta, una bellissima donna, ed io ne avevo 6. Questa sofferenza mi tormenta ogni giorno. E dopo Gesù Cristo viene mia madre. E quando mi trovo in difficoltà, io faccio due cose. Vado alla Laurignana, dalla Madonna della Catena, a Gesù Cristo, e poi vado al cimitero. Quando ritorno, ritorno così forte che nessuno può scalfire la mia fede, perché c'è Gesù Cristo dalla mia, parte, e poi c'è mia madre che dal cielo mi segue. L'avverto questa presenza di mia madre, che è bella. È bella, 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 bella. Come si chiamava tua madre? Anna. 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 Viveva ad Acri, no? No, no, qua. Cos'è? Anna Giordano. No, i miei parenti sono i Giordani. A Badessa stavano. Ah, sì. A Cosenza proprio. Io la ricordo così, sul letto di morte soltanto, quando gli ho dato l'ultimo bacio. E ho fatto un bellissimo articolo, l'ultimo bacio dato a mia madre. Poi le altre cose me lo dicevano i miei zii, e le mie zie in modo particolare. Mia madre era amante dei poveri, li faceva mangiare con noi. E poi, se permettetemi che vi devo dire una cosa bellissima, teologica. Mia madre andava alla prima messa di domenica alle 5 del mattino e lasciava noi figliuoli, che eravamo 3 maschi e una femmina tuttora vivente, no? E quando andava dai passionisti, distava circa 1 chilometro, si cibava delle carni di Cristo, prendeva l'ostia e non aspettava che il sacerdote terminasse la messa, ma lei scappava, me l'ha detto mia zia questa, scappava, veniva a letto e ci baciava nella bocca come gli innamorati per farci sentire il profumo di Gesù Cristo. Ma questa è alta teologia. Brava mamma, brava, brava, brava. Di che cosa è morta? Mi commuovo. Che cosa? Una cretinata, polmonite. Nel 44 la polmonite, non c'erano gli antibiotici, ed è morta. Padre Fedele, tu sei un medico pure. Sì, sono medico. Ti sei laureato in medicina. Quanto ti ha aiutato questo in Africa? Quanta gente ti aiuta? Diciamo le cose come stanno. Allora, io mi sono laureato in medicina perché andavo in Africa e la gente per terra, quella era ammalata, quella così, quella colà. E volevo fare l'infermiere. Invece un carissimo amico dice, ma no, scriviti in medicina. Ci vanno 6 anni di qui. Comunque sono stato fortunato perché mi sono laureato in medicina nel 93 e questo mi ha aiutato molto ad aiutare i poveri nel Madagascar. Dove, in che università ti sei laureato? A Messina. Messina. Poi hai fatto anche l'assessore, no? Sì, però l'assessore. Non ti sei fatto mancare nulla, dice. Ci hanno messo là, io ci sono stato 9 mesi come assessore. Solo che era un assessore disastroso perché aiutavi tutti, prendevi le cose. Cioè, poi diventi un assessore incontrollabile tu, perché tu con sta voglia di dare, di fare. Però era molto bello, no? Sì. Era molto bello quando la gente veniva da me come assessore. Abbiamo fatto tante cose belle, sì. Anche lì hai aiutato tante cose. Sì. Ma quando uno dona la propria vita per aiutare gli altri, non c'è ostacolo. Hai fatto pure il vicepresidente del Cosenza, no? Il presidente del Cosenza. Sì, c'era ancora io, forse eravamo in Serie A. Invece questa grande passione tua per il calcio. Sì. Il tuo grande amore. Mi sono fatto frate per il pallone. Ah, ecco, spiegacela. Allora, quando è morta mia madre, eravamo 3 fratelli e una sorella. Io ero un bimbardello, no? Allora mio padre, che era pasticciere di Renzelli, guarda com'è strana la vita, no? Certe volte il negativo lo dovete prendere anche come positivo. E c'è sto figlio qua, mi fa tante rovine, gioca sempre al pallone, ma a scuola va bene. Questa qui, la Renzelli, era amica intima del provinciale di Cosenza, padre Giovanni da Bucita. Ci chiudimo.
Il seminario. Allora eravamo io e due miei fratelli. Mio padre ha preso tutti e tre, ci chiudevano tutti e tre, no? Io avevo fatto il salto dalla quarta alla prima media, perché a scuola andavo bene, il Signore mi ha dato una sufficiente intelligenza, no? Allora il padre provinciale, mi ricordo che si chiama padre Giovanni da Bicitellaccio, possiamo prendere soltanto a lui che fa la prima media, gli altri due in cucina. E papà ha detto no, no, in cucina no. E quindi io sono entrato in convento per studiare soltanto, non ho avuto vocazione. In seminario, eh? In seminario. E là nel seminario mi è venuta la vocazione, perché poi leggevo molto. Quello che mi appassionava erano le epistole di San Paolo, che io ho divorato, e San Francesco di Assisi quando mangiava con i lebbrosi. Quelle due immagini mi hanno coinvolto così forte che quando poi mi sono calmato un po' alla quarta ginnasiale, è venuto papà che era già in America, e dice, se te ne puoi venire. No, dico, papà, io rimango. Loro sono andati in America e sono rimasto qui. È molto bello. Da solo. Devo mandare la pubblicità adesso. Puoi assaggiare quello che hanno... Villa sì, Pergamena ci ha portato, eh? Durante la pubblicità. No, no, poi ah, sì, pubblicità, sì. Ci vediamo. Buon appetito, guarda. Ciao. Sono Melanzane di me. Ma tu mangi in Africa le cose più impensabili, bevi acqua bollita, quindi per te qualsiasi cosa, no? Quello che è commestibile, se non è veleno. Ma dimmi una cosa, ma a Pasqua, a Natale, io so perché... Io sono stato un tuo nemico e poi sono diventato un tuo amico. Ah, andiamo avanti. Allora, io so quello che fai a Pasqua, a Natale, arrivano... E che come cucinate per tutte queste persone? Tu convochi tutti questi poveri... Ma non cucina lui, lo però. So, dico, ma come fate? Lui non è bravo a cucinare. Gli alimentari, vi regalano... Teresa tutto. Cucina, no? Sì, e Teresa distribuisce. Teresa cucina, distribuisce. Che è la sua segretaria. Teresa fa un lavoro la straordinario. La mia collaboratrice che è formidabile. Fa un lavoro straordinario, Teresa. Una persona... È la vera missionaria. Sì. Viene con me in Africa, non è che... Ma l'ultima volta in Africa, insomma, non è stato proprio bellissimo, no? Vabbè, ma c'era lei però. 15 giorni di pioggia, pesante. Io stavo là, lei sulla motocicletta. Là non mica c'erano le strade, o ci sono le strade asfaltate. Se tu scivoli te ne vai in un burrone e ci muori. E lei con lo casco soltanto, che è una ciupazza di prete, che è un sacerdote molto bravo. Don Antonio si chiama, portava queste vie via. E lei ha fatto tante, tante cose belle e ha promesso tante cose belle che noi andremo a fare quanto prima. Adesso. Tu vai in Senegal adesso, no? Adesso in Senegal, però... Non hai mai avuto... Ah, in Africa quando l'hanno rapinato, scusa. Come? Congo, dove eri? Là ero nel Congo. No, Centrafrica. Centrafrica. Lì hai visto un attimino... Come avevo soldi. Perché io, responsabile della missione, portavo i soldi ai missionari. Ma in pieno centro di Bangui sono stato preso da questo, perché lo sapevano che io portavo i soldi. Qualcuno quando... avrà parlato, no? Qualcuno no, ma quando vedono i missionari portano un po' di soldi, no? Mi ricordo 10.000 euro con uno... come si chiama ancora... una scimitarra, una avanti e un'altra indietro. Spiegatemi, se la sono presa tutti quanti, no? Però di ritorno ho trovato 15.000. Ah, in come? In che senso? Perché poi si è divulgata la notizia che sono stato rapinato, no? Quando sono ritornato c'è stato un benefattore che ha fatto una raccolta e mi ha consegnato 15.000 euro. Una provvidenza, manzoniana. Più dono e più ricevo. Allora, la provvidenza poi con me ha fatto degli scherzi molto belli. Raccontacene uno, padre. Uno, una storia simpatica. Ma ce ne sono tante, mannaggia, che quale storia vi posso pigliare. Qualche cosa che tu non ti aspettavi, come facciamo, siamo in mezzo a un guaio. Quando sono andato nel Centro Africa, no? Nel Centro Africa non c'era acqua, no? C'era bisogno di un pozzo. Allora quando sono andato ho detto, padre Fede, se noi scaviamo qua, mi sembra che a 110 metri troviamo l'acqua, chi ne ci scava qua?
Dice, scaviamo noi, quando ci mettete a scavare un pozzo di quei... Poi ero in relazione con diversi amici qua di Cosenza, non faccio i nomi perché sennò dice che non si possono fare i nomi, però Gesù Cristo già l'ha scritto questo, no? Non mi arriva un assegno di 110 euro per il pozzo, ma quanti soldi mi sono arrivati? Quanti soldi? E quando io mi metto nel pieno centro di Cosenza e tendo la mano, queste due mani possono parlare veramente bene della bontà dei cosentini. Io quando arriverò da Gesù Cristo dico, tu leggi su queste mani che c'è scritto i nominativi di quello che mi hanno aiutato per i poveri. Cosenza è una città veramente solidale, missionaria la chiamerei io. A me non ha fatto mancare mai nulla. E se voi vedete quelle opere che abbiamo fatto a Cosenza, le abbiamo fatte perché? Perché Cosenza mi ha dato i soldi. Se no l'oasi francescana la prima, la seconda poteva sorgere, no. E adesso quest'opera che ho fatto a Timbone degli Ulivi. Paradiso dei poveri. Sì. Il paradiso dei poveri. Tutto con donazioni. Tutto con donazioni. Andavo là, mi servono... un po' di mattoni, quanto te ne servono? Ma c'ho 200 euro, ha detto un amico, no? Che lo voglio ringraziare. Ma lo posso ringraziare in pubblico? Sì, certo. Come no? A Fabrizio di Piano Lago, no? Quanto te ne servono? Sono 750 metri quadrati. Mercoledì avrei i soldi. Mercoledì, inizia. Dopo dobbiamo fare i bagni, un'altra volta da Fabrizio. Fabrizio, però stavolta devi pagare. Ma quanti bagni sono? 7 bagni. Dopo domani hai i bagni. Fabrizio, quella delle 3 R. Fabrizio, io ti ringrazio. Sei stato favoloso. Vedi che in questi giorni devo incappussare un'altra volta. Capito? Cioè, è tutto gratis. Se no io non potevo fare, anche quando ho fatto l'oasi francescana. E quante cose gratis. C'è stato anche qualcuno che ti ha preso in giro, però no. No, io pagavo soltanto gli operai. In giro no, credo di no. Ha promesso e poi non ha mantenuto, magari. No, se non ha mantenuto perché non poteva. Ma se no... Padre Fele, hai paura di morire tu? Ho pensato alla mia morte, no? Mi piacerebbe toccare il 100, però, Come te, però, te lo immagini in funerale? Io ci penso spesse volte. Sì? Sì, sì. E come te lo immagini? Grande, grandioso, grandioso. Con tutti i poveri? Tutti i poveri, tutti i tifosi del Cosenza, io me li immagino così. Spesse volte penso che la bara la parteranno sicuramente gli ultra del Cosenza e ci sarà tutta Cosenza sportiva, perché io ho amato lo sport. Perché tramite lo sport ho tolto i ragazzi dalla droga, tramite il calcio. Sapesse quante cose belle abbiamo fatto con gli ultra del Cosenza, voi non immaginate. Invece di andare in giro la sera, no? Io me li portavo con me e andavamo a fare la spaghettata insieme, no? Quante cose belle. Se mi amano, non che mi vogliono, se mi amano gli ultra è perché io li ho amati prima di loro. Per me sono stati dei bambini bravi. Se tu potessi rivivere la vita di nuovo, riavvolgendo il nastro, la rifaresti così come l'hai fatta? Rafforzata ancora di più. Rafforzata ancora. Quale di cose più. Non faresti, per esempio? Non farei le cose cattive, no? Non farei il peccato. Siamo peccatori, allora cercherei di essere più santo che sia possibile, che non è una cosa facile, perché praticamente le tentazioni ci sono. Io non ho avuto tentazioni, specialmente quando ero a Milano, che frequentavo l'università cattolica, perché mi sono laureato in lettere alla cattolica, no? Quindi hai due lauree, una in lettere e una in medicina. Medicina e chirurgia, con la specializzazione in medicina tropicale. Quante cose belle, là, sono i libri sono là. E quindi stavi raccontando andare a Milano?
Che stavo dicendo? Le tentazioni. Sì, le tentazioni. Mi è rimasta impressa una cosa sola. Piazza Tre Colori, Milano. Semaforo rosso, io mi fermo. In questo semaforo rosso passa una ragazza in minigonna, era la prima volta che succedeva, una bellissima ragazza. No? E io l'ho guardata con entusiasmo e con gioia, dico guarda che bella ragazza. E allora c'era una macchina che è passata da me, ah ti piace la bella ragazza? Sì, dico, mi piace molto, ma mi piace di più colui che l'ha creato, pace e bene. Una risposta secca, no? C'è stato un momento in cui, grazie anche al calcio, allo sport, al calcio, hai avuto una visibilità incredibile. Sì. Hai partecipato a trasmissioni, sì, di reti nazionali, eri al centro di un interesse perché questo frate ultra, questa frequenza in curva. E lì hai avuto un momento, cioè, hai rischiato di perdere la testa forse, no, di sentirti una star. La vocazione è stata sempre forte, anzi, mi ha rafforzato questo, vi sembrerà strano, ma mi ha rafforzato. Io non ho mai pensato di uscire dall'ordine, eppure ho 3 lauree e 5 specializzazioni, mica si scherza. 3 lauree? L'altra qual è? Teologia. Sì, sì. Lettere e filosofia, e poi le specializzazioni. Medicina e chirurgia. Ed è bello questo. Quindi non hai mai pensato in quel momento? Mai, ti dirò di più. I soldi che io guadagno, oppure della mia pensione, non l'ho mai toccato. Sempre in favore dei poveri. Ma quando partecipavi alle trasmissioni delle reti nazionali, ti pagavano l'ospitalità? Sì, 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 ma io anche le offerte. Quando io vado a Cosenza e tendo la mano, mi danno le offerte, vanno tutte a favore dei poveri, sempre. Io non sono attaccato al denaro, io lo schifo il denaro. Quando vedo le banconote è una repulsione, no? Proprio è una cosa che questa macchina è sempre carica, io ti vedo con questa macchinetta aiutare i poveri, è piena di cose, di bar, pieni. A chi gliele dai tutta sta roba che raccoglie ogni giorno? Se la mattina riempio la macchina, la sera non c'è niente perché tu camminando trovi sempre poveri. Gente che ha bisogno. E mi dice gente che ha bisogno. Qualche volta c'è qualcuno che non ha bisogno, però cosa vuoi accadere? Dai, lo si può capitare, no? Padre Fedele, chi ti ha salvato, oltre il Signore, secondo la tua? Come ti sei salvato da questa tragedia giudiziaria? Perché di questo si tratta. È stata brutta. Io mi sono fidato del Signore e dei miei morti, specialmente di mia madre. Io sono sicuro che mia madre ha pressato così forte per illuminare il figliuolo e per parlare con Gesù Cristo, perché quando succedono le cose negative, cioè una morte, diciamo, ma perché così giovane? Io sono sicuro che mia madre è la più grande tifosa mia. Senti, in paradiso. Quanta povertà c'è? C'è molta povertà, però c'è anche povertà falsa. C'è anche povertà falsa. Quante volte anche Teresa si trova a distribuire, ma però poi a pensare diversamente. Gente che non ha bisogno e che viene da noi, che ha bisogno di cibarie, e noi diamo, però sono quelle persone che approfittano della nostra bontà. Ma è meglio dare che ricevere. È bello donare, è bello donare. Chi ci inganna, inganna se stesso, inganna Gesù Cristo, non gli conviene. Perché dove noi bussiamo abbiamo le porte aperte su tutta Cosenza e dintorno ai Calabri. Io non ho trovato mai nessuno che mi ha rifiutato qualcosa. Se io vado a bussare per esempio a una macelleria e gli dico che mi serve 1 chilo di carne per darla ai poveri, me lo danno gratuitamente. Io potrei parlare della macelleria di Piazza Riforma, per dirne l'ultima, no? Che è quella che frequentiamo di più in quest'ultimo periodo. Quante cose non ci dono. Poi mi danno pure il panino pieno di ben di Dio per me. No, la Cosenza è grandiosa per questo. Padre Fedele, c'è qualcuno che devi ringraziare?
Io ringrazio tutte le persone che mi aiutano per i poveri. E voglio ringraziare anche, abbiamo incominciato con ricordare le suore, che mi hanno dato la possibilità di perdonare. Mi sembrerà strano. Ringrazio tutte le suore e in modo particolare Sor Tania che mi ha condannato. Non solo la perdono, ma la vorrei abbracciare. La vorrei abbracciare anche in pubblico, come vuol lei. Però se qualcuno mi sente, specialmente delle suore, e ha la possibilità di incontrare queste suore, la madre generale in modo particolare, non la fate morire con questo dolore nel cuore, con questo peccato, ecco. Perché peccato si tratta, condannare un sacerdote innocente, brutto, Lei mi ha condannato, però io la perdono dal profondo del mio cuore e ripeto, da questa trasmissione, se qualcuno mi fa questo regalo, io veramente lo ringrazierò per tutta la vita, di farmi incontrare con lei per abbracciarla e dirle io ti perdono, perché io ogni giorno, ogni mattina prego per lei, sempre. Sì. Ma dove vivi adesso? La casa di tua proprietà? Dove vivi? No, la proprietà mia no, io ho soltanto i peccati. Proprietà mia. Abbiamo il paradiso dei poveri che si trova lì a Timbone degli Olivi. No? Ecco, è quella che dirige il tutto, è Teresa. No? Io ma il terreno te l'hanno regalato dove hai fatto sì, così? Sì. È regalato, però non mi fare dire anche altre cose, non mi viene... qualche finanziere, cioè è regalato, il terreno è regalato, io ho costruito tutto là, però no, non era mio il terreno, capito? Anche le, come si chiamano, i permessi di costruire, io non ce l'ho, e là, l'abbiamo fatta, e chi te la toglie più? E quanti poveri... frequentano. Noi possiamo ospitare fino a 70 poveri, ma anche con i letti già aggiustati, perché noi abbiamo preso anche i letti. I letti, per esempio, no? Letti quelli che si vanno dai piedi alla testa, che manovrabili, no? Elettrici. Noi abbiamo sti letti, ma da quando li abbiamo? Non ho ricevuto nessuna richiesta di soldi. O sono passati 4-5 anni, non ricordo bene perché Teresa si ricorda più di me. Sono arrivati sti letti, mica l'ho pagati io. Né tampoco quelli che mi hanno dato sti letti, che è una ditta non so di dove, no? Mi ha fatto delle richieste. È strana la vita mia. Cioè, è strana, io non pago niente. Io non ho paura dei soldi, perché non sono attaccato ai soldi. Ma quanti ne ospiti adesso? Adesso non abbiamo messo ancora in movimento, ne possiamo ospitare una sessantina, ma ancora non possiamo mettere in movimento perché? Perché dobbiamo pagare quello che spazza, quello che cucina, quello che fa altri lavori e io questi soldi non ce l'ho. Se dovessi trovare questo in qualche benefattore che mi anticipa un bel gruzzoletto, quanto subito occorre? Domani mattina. Quanto occorre per aprirla? Però ogni giorno bisognava cucinare, bisogna fare pulizia, io non lo so quanto ci vuole, no? Ma più benefattori arrivano, più offerte arrivano, qua non ci rimane niente, tranquillissimo. E questo lo sanno tutti, Quindi se c'è qualcuno che vuole andare in paradiso, una bella somma, e io posso stare tranquillo, e chi viene dopo di me, perché anche chi viene dopo di me, non lo devo mettere in difficoltà. Una volta che noi apriamo, apriamo. E sarà per i bambini diversamente abili. Perché come tu sai benissimo, io ho una bambina che è su una sedia a rotella, che è come una mia figlia. Porto il nome di mia madre e il cognome mio. Si chiama Bisceglia Anna. E la tiene in consegna adesso una mia cugina a Lavorignano, che la ringrazio di cuore, lei e tutta la famiglia, per l'ospitalità che dà a questa bambina, che adesso è una signorina. Io l'ho presa quando avevo un anno e mezzo, sulla strada, adesso c'ha 22 anni, ed è al Congo Brazzaville. Ah, è una bambina africana. Sì.
Che l'hai portata qui tu? Qui. Di Sabbia? Da 22 anni. Di Sabbia, e che adesso sta con una mia cugina che la tratta come una figlia veramente bene. Anna, la come voglio... tua mamma, l'hai adottata proprio? No, le ho dato il nome di mia madre. Quando mi vede, stravede, però questa mia cugina col marito la trattano veramente bene, io pubblicamente li voglio ringraziare. Bravi Irene e Pinuzzo. Adesso qualche volta mi commuovo pensando a queste cose, perché nel mondo ci sono persone buone, persone oneste, persone generose. Ti ha salvato l'onestà dalla tua vicenda processuale? Sì, sì, sì. Molto. Alcuni uomini ti hanno salvato. Tra questi uomini ci sei tu. No, no, non volevo dire questo. No, te lo dico io, perché Arcangelo è stato una persona veramente retta, no? Aveva visto un pochettino strano nelle carte. Poi dopo, da allora in poi, è stato ed è un grande mio amico, fratello, amico a cui voglio molto, ma molto bene. Non soltanto adesso, ma anche allora quando... ha fatto qualche scritto, però lui è grande, perché quando uno riconosce i propri errori è grande, vuol dire che va in paradiso. Ma su questo non ci scommetterei, c'è il paradiso. No, volevo dirti, delle persone anche, no, che ti hanno giudicato, poi persone che hanno avuto, ecco, delle persone oneste che hanno visto e quindi ti hanno, no, anche giudicato per quello che eri, c'è una persona innocente, questo voglio dire. Sì, esistono. Nel mondo anche delle persone che sono capaci, sì, no? Di... Ma io credo che la maggior parte dei cosentini ha capito della mia innocenza. L'ha capito così bene che mi tratta veramente così. Mi tratta benissimo la città di Cosenza. Io lo voglio ringraziare per tutto ciò che fa per i poveri tramite me. Tramite me, voglio ringraziare del bene che mi vuole Cosenza. Ha aiutato Ucraina in questo periodo? Aiutato anche molto, molto. Non c'è stata una categoria che abbiamo messo da parte. Tutte le persone che si rivolgono a noi, e anche quando non si rivolgono a noi, tramite Teresa. Qual è il gesto più, siamo in chiusura, il gesto d'amore più bello che tu hai ricevuto? Lo voglio dividere in due, cioè il popolo e le autorità. Il popolo, se mi osanna oggi, vuol dire che mi ha voluto sempre bene. Quando parlo di poveri, di popolo, metto in prima linea anche gli ultra del Cosenza Calcio. Quante cose insieme abbiamo fatto con questi ultra. E poi ultra. L'istituzione? E poi le istituzioni, ci sono state delle persone che mi hanno amato e mi amano ancora e mi aiutano. Non posso fare nome, dice che nome non se ne fanno, ma posso dire che ci sono state. Per esempio la buonanima di Giacomo Mancini, cioè, è stato per me un grande, grande benefattore della società, mi ha fatto fare delle cose. L'attuale, come si chiama? Ponte, che è il refettorio dei poveri, no? Io quando sono andato là dovevo fare questo ponte, no? Perché mi piaceva quel ponte che prima di Firenze attraverso. Ponte vecchio, qual è? No, qual è? Quel ponte sull'autostrada. Quello di Firenze, no? Ah, sei sull'autostrada, io pensavo volessi. E io volevo fare questo ponte, come faccio? Sono andato dal sindaco, dico, dovrei fare? Cioè, ma quanto metro? Un metro. E vabbè, passa qualche giorno, vede che l'architetto mi ha detto che ci vogliono 2 o 3 metri. Ma aggiustalo. Passa un'altra settimana, dico, ora scusa, ci vogliono 6 metri. E fai come vuoi tu. Se quel ponte esiste, esiste perché Giacomo Mancini ha creduto in me. Ed io ogni mattina, se qualcuno non lo sa, io andavo a casa sua e facevo colazione con lui, con Giacomo Mancini. Quante cose belle ci sono in questa città di Cosenza, quante cose belle. Tutta la Calabria, direi, no? Sì. Bello, bello. Siamo in chiusura. E in chiusura vi devo ringraziare a voi, perché fra le persone che mi volete bene ci siete voi giornalisti.
Quante volte tu mi hai intervistato? Quante volte Arcangelo mi ha intervistato? Quante volte siete stati a contatto delle mie opere, le avete pubblicizzate dalla vostra emittente? Ma lui andrà in paradiso però. Sì, lui va in paradiso. Quindi va in paradiso. Va in paradiso. Ma pure tu ci vai in paradiso. Non lo so. Pure tu ci vai in paradiso. Adesso, dopo questa trasmissione, permette che diamo i saluti a tutti quanti, ti voglio augurare ogni bene. Non vi dimenticate di aiutare i poveri, perché i poveri ci sono anche dopo la trasmissione. Grazie. Grazie a Padre Fedele, noi ci vediamo la settimana prossima. Arrivederci.